Il direttore del Fatto Quotidiano Travaglio, che sarebbe comunque, possiamo anche chiamarlo quasi il quotidiano del Movimento 5 Stelle, perché le sue posizioni sono estremamente vicine al Movimento 5 Stelle. E lui dice, tra la possibile trattativa Partito Democratico 5 Stelle per formare una nuova maggioranza in Parlamento, lui dice, se non ci provano non lo sapremo mai. Ci provino, poi se falliscono, nemici come prima. E poi dice che il Premier sia Conte il politico più apprezzato sia in Italia che in Europa. Questo è vero perché Conte, dai sondaggi, è il politico più apprezzato. Sarà per i suoi modi pacati, gentili, per il suo modo di parlare tranquillo, sarà forse per quello, ha un aplomb, buono. E secondo Travaglio non sarebbe un ribaltone, perché nei sistemi proporzionali gli accordi si fanno dopo le elezioni, nessuno potrebbe contestarne neppure la moralità. E poi aggiunge, certo, resta una questione enorme di opportunità, più mediatica che politica. Intanto dalle due parti, sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle, ci sono degli avvicinamenti. E quindi stanno valutando veramente il possibile governo, come chiama qualcuno governicchio, tra questi due partiti per arrivare a fine legislatura e tagliare fuori completamente la Lega di Matteo Salvini. E quando chi chiede a Travaglio ma che cosa è meglio per l'Italia? Si chiede tra le due ipotesi rappresentate dal voto subito o da un governo 5 Stelle PD-LeU. Che possa durare per il resto della legislatura, la risposta è un nuovo governo tra la prima e la seconda forza alle elezioni del 2018, le sole che contano. Non sarebbe, scrive ancora, un ribaltone, quindi lui non considera neanche la Lega come una forza politica. Ma questo è uno sbaglio, nel senso dire, come dire, loro non esistono, però il 40% degli italiani sono con la Lega di Matteo Salvini e non ha neanche nominato il centrodestra che, unito con la Lega di Matteo Salvini, potrebbe arrivare a oltre il 60% dei consensi. Quindi oggi, dalle colonne del giornale considerato più vicino ai 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, il suo direttore nell'editoriale fa un editoriale intitolato Tentar non nuoce. Quindi Travaglio fa parte di quei politici che dice qualsiasi cosa è meglio che avere Salvini come Presidente del Consiglio. Questa è la traduzione. Alleatevi con tutti, come diceva la Lombardi al Senato del Movimento 5 Stelle, possiamo allearci con tutti, anche con Belzebù, il diavolo. Quindi tutti sono d'accordo di allearsi, fare qualsiasi alleanza, anche assurda politicamente, piuttosto che non vedere la Lega col 40%, magari un partito unico al governo come vorrebbe Salvini. Vorrebbe riuscire ad avere un numero tale di elettori per poter presentarsi al governo con un unico partito e lui come presidente del Consiglio, cosa che non era riuscita neanche alla DC ai tempi. Anche perché la Meloni gli aveva sempre detto: "Ma dove vai? Hai bisogno di me perché da solo non puoi arrivare a governare." Ma lui vorrebbe riuscire a fare questo. Ma è proprio per questo che glielo vogliono impedire a tutti i costi, chiunque, facendo tutti i tipi di alleanze. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.